Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei proporre un argomento, una questione che per molto tempo e forse ancora oggi è ancora oggetto di discussione. Ossia, qual è il miglior simulatore per giocare a Yu-Gi-Oh! Fra Dueling Network, Yu-Gi-Oh! Pro e DevPro? A mio parere sono tutti e tre buoni, ma ovviamente ognuno di questi presenta i suoi pregi e i suoi difetti. Prima di parlare del così criticato Dueling Network, e prima di riempire di insulti questo video con scritto ma che cazzo commenti a fare se Dueling Network è inutile? Aspettate, fatemi spiegare tutto e poi commentate. Allora, vorrei prima evidenziare la differenza fra, la sottile differenza fra Yu-Gi-Oh! Pro e DevPro, che sono i due simulatori automatici. DevPro possiede una chat molto simile a quella di Dueling Network, a differenza di Yu-Gi-Oh! Pro. Ed entrambi, se non erro, chiedono ogni volta di concatenare l'effetto di una carta ad un'altra. Questa cosa, dal mio punto di vista, può essere sia positiva che negativa. Positiva perché può capitare, che ne so, qualche volta una distrazione o problemi tecnici tipo un lag e questo. E ok, ci sta per la partitella, ci sta. Però negativa perché può abituarci male questa cosa. Vi faccio l'esempio, non è che mentre giochiamo una partita in Real ci appare scritto vuoi attivare l'effetto di scarno nel cimitero? Non penso proprio. Sarebbe però giusto che l'avversario ci chieda sempre conferma per risolvere l'effetto di una carta. Esempio di nuovo, l'avversario evoca Tur, evoca subito Graffdite e aspetta, ma io c'ho Veil, no, non lo puoi fare, è troppo tardi. Questo atteggiamento può causare molti litigi. Ed è un comportamento assolutamente antisportivo a mio parere. Entrambi i simulatori automatici presentano dei bug che variano a seconda del simulatore appunto usato, che però verranno risolti con degli aggiornamenti, quindi state tranquilli. Inoltre presenta una vasta gamma di carte esclusive dell'anime, che però sono in maggior numero su DevPro. A questo punto ci si chiede, perché molti utilizzano Yu-Gi-Oh! Pro? Perché molti di voi YugiTubers utilizzano Yu-Gi-Oh! Pro? Il punto forte di questo simulatore o software, come vogliamo chiamarlo, è la modalità offline. Io molte volte mi sono ritrovato a casa senza connessione a causa di maltempo, roba varia, ma vabbè, questi sono dettagli. E questa cosa, seppur possa sembrare una sciocchezza, non lo è affatto. Con ciò quindi possiamo giocare contro un mazzo creato da noi, usato dal computer, dal CPU, che però, detto onestamente, non si rivelerà il grande giocatore, anche se fidatevi che scula come i porci, non ho idea se fosse in un YCS cosa farebbe, ma ok. Per quanto riguarda la personalizzazione, se si può usare questo termine, vabbè, dello sfondo, delle bustine protettive, anche dei summons, è identica a DevPro e quindi potrete sbizzarrirvi come e quanto volete. Un'ultima cosa molto ma molto importante è la possibilità di giocare duelli puzzle. Cosa sono questi duelli puzzle? Sono praticamente dei rompicapi dove dovrete riuscire ad uscire, scusate il gioco di parole, da una situazione proposta appunto dal simulatore. E questo aspetto può mettere alla prova la vostra skill, la vostra abilità di giocatore. Ma la cosa molto molto importante non è manco tanto questa, ma è la possibilità di salvare i vostri replay. E questo può essere molto molto comodo per chi vuole intraprendere anche la carriera di YouTuber. Se volete registrare con senza il vostro commentary, ok, potete farlo anche durante la registrazione, velocizzate le mosse, vabbè, fate vedere insomma che pensate roba varia. Però salvando il replay, quindi farà tutto velocemente, se volete fare un commentary, vi consiglio assolutamente di farlo in questa maniera, perché se registrate mentre giocate, fidatevi che non verrà come vorreste. In che senso? Io personalmente non riesco a giocare bene se devo tipo parlare, devo starmene zitto, lì concentrato, e fare un commentary non uscirebbe bene. Bene, come l'ho detto, non uscirebbe bene, almeno da se fatto da me. E questo. Stavo dimenticando di dirvi una delle più grandi differenze con Dueling Network, vabbè, oltre al fatto che è automatico, ma questo era intuibile, insomma. Ossia, la possibilità di giocare duelli tag,
questa cosa può essere anche sottovalutata. Fidatevi che è molto divertente. Tipo, 2 o 3 anni fa mi trovavo con un mio amico a giocare con Darkhold e Darkhold. Non vi dico i macelli che c'erano con doppia card destruction, 6 grafa, 6 gates. Mamma, basta, sennò poi mi salto. Detto questo, ecco a voi il momento più atteso di tutto il video. Parliamo del simulatore più criticato di sempre, Dueling Network. Non ho assolutamente detto che sia il peggiore, quindi analizziamo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Partiamo dai tempi a disposizione ad ogni turno. In Dueling Network il turno di un giocatore può durare all'infinito, a differenza degli altri due, dove dovremmo scegliere se porre un limite di 2-3 minuti o 5, ora non ricordo con precisione. Questo lato di Dueling Network io lo vedo positivo da una parte, ma negativo dall'altra. Negativo in quanto ai big events o ai nazionali che stanno per arrivare non avremo a disposizione molto tempo per svolgere il nostro turno, per giocare il nostro turno, ecco. E inoltre, molte volte su Dueling Network può capitare di incontrare i cosiddetti troll players. Chi sono questi dannati troll players? Sono quei giocatori che vi prenderanno per il cuculo, non fatemi dire un'altra parola, per tutto il tempo della partita e veramente rompono il cacchio. Quindi dovrete chiamare l'admin, aspettare che questo venga, aspettare un bel po' di minuti, fidatevi, a meno che non ce ne siano proprio tanti, ma tanti online, quella è questione di culo, e aspettare che svolga il suo compito. Però questo tempo illimitato può essere assolutamente positivo nel caso dovessimo testare, perché non conosciamo bene gli effetti delle carte, come funziona il mazzo, abbiamo bisogno di leggere un po' tutti gli effetti ed è assolutamente normale. Quindi il mio consiglio è quello di testare contro chi conoscete o con chi vuole testare, così che da evitare litigi, ecco. Un altro elemento assolutamente negativo di Dueling Network, che però possiamo ritrovare anche su Yu-Gi-Oh! Pro e Dev Pro, è la possibilità di incontrare quei giocatori maleducati, stronzoni, come volete chiamarli, che iniziano a insultarvi se iniziate a vincere o a perdere, tipo che cazzo, un mazzo senza skill, net decker. Però se volete avere in un certo senso la vostra vendetta, perché la vendetta è un piatto che va servito freddo, basta fare uno screen alla chat di Dueling Network, alla chat che trovate, e inviarlo a un admin e svolgerà il suo ruolo, ossia lo bannerà definitivamente, ora non so quali sono i canoni precisi, oppure lo sospenderà. Anche su Dueling Network avrete la possibilità di personalizzare, ma solo e soltanto il tema, il colore delle vostre bustine, la vostra immagine del profilo, che saranno sbloccabili raggiungendo un tot di vittorie e un tot di esperienza, e quindi in un certo senso ciò può spronarvi a giocarci. In conclusione, qual è il miglior simulatore fra i tre? Io direi che la cosa varia a seconda del proprio punto di vista, ma dicendo la mia, direi che per passare il tempo siano migliori Yu-Gi-Oh! Pro e Dev Pro. Nel caso dovessimo testare un mazzo, la mia scelta ricadrebbe su Dueling Network e vi motivo subito la mia scelta. Nessuno può negare che Dueling Network è il più vicino allo svolgersi di un duello reale, perché non sarà il computer a ricordarci di pescare di Max C, non sarà il computer a ricordarci di attivare l'effetto di scarma al cimitero, è questo. Vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto, lasciate un mi piace, lasciate anche un commento nel caso siate d'accordo o meno, anche una critica a questo video, seppur sia costruttiva, lasciatemi un piace anche sulla mia fanpage di Facebook che trovate, il link in descrizione. E un'altra cosa, vi avevo promesso la decklist del GB, ma per mancanza di tempo non riesco a procurare l'ultima carta di main ed è un problemino, in quanto volevo farla in real, almeno per il main deck. E se avete qualche domanda fatemela anche nei commenti, mi auguro di fare un altro video al più presto, e niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, arrivederci al prossimo video.